C'è da levarsi di dosso il salmastro. Il sapore di sale ha fatto andare di traverso il boccone al prato nella trasferta versiliese di Seravezza. Una giornata storta culminata con una secca sconfitta, la sesta stagionale per 4-2 contro l'agguerrita formazione allenata dal tecnico Walter Vangioni. Il Prato adesso deve obbligatoriamente voltare pagina nel confronto casalingo, in programma domani con inizio alle ore 14.30 al campo sportivo Adonelli di Montemurlo contro il Verbania. I piemontesi rappresentano un ostacolo difficile da superare in quanto sono una squadra affamata di punti, impegnata nella lotta per evitare i play-out. La squadra bianco-azzurra dovrà affrontare la sfida con il Verbania, dovendo registrare le defezioni di Ghini e Gentili, fermati per un turno dal giudice sportivo, oltre a Fofanà, infortunato, che ha terminato anticipatamente la stagione. Da valutare nelle ore precedenti all'inizio del confronto le condizioni del difensore Diana, che in settimana ha svolto un lavoro differenziato causa un malanno alla caviglia. Insomma, il tecnico Laniero dovrà apportare delle variazioni alla formazione tipo da mandare in campo, dovendo far quadrare anche il conto riguardo alle quote obbligatorie. Il Prato, nella sfida casalinga con il Verbania, dovrebbe presentarsi in campo con Bagheria in porta, difesa 3 con Giampà, Bassano e Diana, a centrocampo Tomi e Regoli larghi sulle fasce, con Gargiulo e Carli in fase di interdizione e Banegas schierato a ridosso delle due punte, che saranno Cellini e Surraco. Sarà un Prato desideroso di riscossa, con il Verbania serve una vittoria per dimenticare Seravezza e più che altro per confermarsi al primo posto in classifica. Non sono concessi ulteriori passi falsi.